Prossima ragazza viene da Carmiano, ha 18 anni, Greta Portacci. Buonasera. Allora, Greta ci canterà un brano Alleluia, giusto? Sì. Di Alexandre Bark. Ah, sì. Greta Portacci. Greta Portacci, dietro le quinte, madonna mia, no, non eri così, acqua, cioè, invece sul palco sei andata bene, non voglio influenzare la giuria, però lasciamo ai tecnici dare un giudizio. No, io una cosa la devo dire. A Greta. Io credo che sia, potrebbe essere una splendida interprete di gospel, di Spiritus, che sicuramente ascolti, perché non mi dire che non conosci Malia Jackson. Sì. Ecco. Perché là, in quella direzione, va una bella voce scura, nera proprio, ma nerissima. Se poi dovessi fare lirica, credo che potresti fare il contralto, ce ne sono così pochi, quindi... È vero. Stefania! Unico consiglio, sì. Se posso, sì. Insomma...
non sono abituata con i microfoni. Tanti lì dice il microfono, non lo conoscono. Perdonatemi. Cioè, non te la tenere dentro la voce. Io ho avuto la sensazione, bellissima, hai un buon controllo, puoi andare in alto, cioè, hai una buona gestione, però non te la tenere dentro, mandala fuori, cioè non chiuderti. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì. Cioè, rilassa innanzitutto il volto, perché è questa la sensazione che ho avuto. E rilassa i muscoli e manda fuori la voce. Ho detto che stava agitata dietro, stava. Sì, sì. Però cioè, ha un buon controllo, è bello, interessante, bello. Però non te lo tenere per te. Ma a me una volta è stato detto: non ti ascoltare quando canti, ma fatti ascoltare. Ok? Ok, grazie. Grazie mille. Piero? No, io volevo soltanto farle una domanda e basta. I vicini di casa sono contenti di te, vero? Sì, ogni tanto vengono perché canto in orari non decenti, però... No, l'importante, voglio dire, che ci sia l'armonia vicino casa. Non so Stefania come l'ha vissuta la sua di esperienza, però... Il condominio è stato un po' complicato. Provate a domandarlo a Raffaello Murrone. Va bene, va bene. Allora, complimenti, complimenti. Noi magari qui insieme a Gigi, visto che c'è la sala prove, cerchiamo magari di farvi venire a provare qui da P-Art. Ci abbiamo la sala prove, ci abbiamo la sala registrazione. E... Sì. Sì. No, sì. Dicevo, in questo momento provano il loro ultimo lavoro, Gli apre la classe, lì in sala, siamo molto contenti di questo, però appunto è sempre a disposizione gratuitamente di tutti coloro che partecipano a questo concorso e che volessero eventualmente utilizzarla. E io voglio ringraziare di vero cuore, a nome di tutti quanti, Gigi Rigliago. Quindi Gigi si è messo veramente a disposizione, ha preso a cuore questo festival, questo Barocco Talent, e ha messo a disposizione gratuitamente, ripeto, gratuitamente, la sala prove qui al P-Art. Grazie Gigi.